è il momento che tutti stavamo aspettando. È il momento di andare su Infinite Craft. L'obiettivo di oggi è trovare The Binding of Isaac. So che è possibile, perché grazie a questo bellissimo post del fantastico mondo di Reddit, un mese fa, un tipo l'ha trovato. I spent 3 hours on Infinite Craft trying to get here, didn't realize I'd be the first. Quindi questo qua è stato la prima persona a trovare Isaac. E dobbiamo capire come fare. Cos'è, chiede Dado? Questo è un gioco, tra virgolette, un gioco su un sito web che ti permette di creare qualsiasi cosa che ti venga in mente, partendo da questi 4 elementi. Acqua, fuoco, vento e terra. Per esempio, unendo acqua e fuoco, viene fuori il vapore. Unendo la terra con il vapore, viene fuori il fango. Unendo il fango col vento, viene fuori la polvere. Unendo la polvere col fuoco, viene fuori la cenere. Quindi direi all'inizio di semplicemente unire letteralmente cose a caso per creare cose completamente a caso. Perché pig, bacon, ma no, fog, steam, cloud, rain. Creiamo robe a caso all'inizio, perché tanto ci serviranno un sacco di robe per creare videogioco, secondo me. Vi dico, all'inizio probabilmente sarà molto difficile concentrarci su qualcosa, finché... Abbiamo un oggetto di Isaac, fatto! Abbiamo letteralmente trovato un oggetto di Isaac. Secondo me dobbiamo partire da qua, da engine, che è una cosa umana, appunto, un motore, e arrivare in qualche modo a internet, videogiochi. Un altro oggetto di Isaac, fatto! Devo creare qualcos'altro di umano, sandbox. Attenzione che sandbox è un termine per videogiochi. Sims più sandbox, Minecraft. Dai, zio, un sandbox di Sims è letteralmente Minecraft. Devo trovare qualcos'altro per creare videogiochi. Fermi? Dai, cacchio, dirt è classica di Minecraft però, come cosa. No, erba, non mi serviva l'erba, boh. No. Cosa ho fatto? Ok, abbiamo un gran bel videogioco. Steve è il tipo di Minecraft. Human più Steve. Steve Jobs. Steve più Jobs. Apple. Con Apple puoi arrivare a Newton. Hai ragione. Apple più Astroman. Ragazzi, abbiamo Newton. No, Einstein. Newton più Genius. Mi serve Isaac. Allora, se riusciamo ad arrivare a videogioco, secondo me videogioco più Newton può fare qualcosa. Fai live in settimana su Twitch. Faccio live in settimana, caro Guido. Lunedì e mercoledì, dalle 8 in poi, su Twitch mi trovate, appunto, durante la settimana. Adam più Newton. Devo avere Isaac Newton. Devo avere il nome completo. Sono sicuro che si possa avere. Devo creare prima continente. Sono sicuro che si possa creare. Island. Island più Island, continent, ottimo. L'obiettivo è creare il Giappone, perché so che dal Giappone si possa arrivare tipo a tanti videogiochi, eccetera, eccetera. Giappone creato. Ora, Giappone più Minecraft. Ok. Ok. Giappone più human, oddio. Viene fuori samurai, immaginavo. Chiaramente il samurai della Nintendo è Mario, ma proprio al 100%. No, lavoro più Nintendo, scusatemi. Oh, Steve Jobs, ok. Game developer? Attenzione ragazzi, game developer più Newton. Fuck. Il brutto è che Isaac non fa neanche parte di uno studio. Isaac fa parte... cioè è un gioco indie. Forse si può creare indie. Developer plus family. Fermi! No, dai, scusami. Ma scusatemi. Ok, che cacchio ho appena creato, fatemi capire. Oddio, Gus, sarebbe geniale. 3 punti di domanda insieme che desse Blue Baby. Ok, già mi fa piacere che game più qualcosa dia qualcos'altro. Non è male. Book più Angel. Bibbia. Buono, Bibbia più Indie. Bibbia, sicuramente una cosa che ci teniamo qua. Usa Steam Games. Hai ragione. Avventure bibliche. Angry Birds. Abbiamo Indie Game, amici. Possiamo anche togliere Indie. Indie Game più Steam Games. Indie Steam Games, più Bible. Sì! Yes! Yes! Neanche un'ora ci abbiamo messo! L'idea di trovare la Bibbia era geniale. Oh. The Binding of Isaac Rebirth. Blue Baby.
Afterbirth? No, non mi fa... Dai, Repentance ci manca. No, non si unisce con niente, credo, tipo. Con niente, letteralmente. Boia. Abbiamo tipo trovato una roba inunibile con niente altro, amici. Book, professore. Ma che cazzo. Ok. Isaac, abbiamo Isaac. The boy più Sin, è vero che abbiamo Sin? Abbiamo anche Yannick Sinner. The Binding of Isaac, The Sinner First Discovery. Nuovo DLC confermato, ragazzi. Esce domani. Che cacchio è? Va bene, abbiamo trovato una First Discovery molto interessante. Mi fa molto piacere. Devo trovare Afterbirth Plus e Repentance, però è fondamentale. Fermo. Fermi, ragazzi. Evolution, si sta un attimo a trovarla, se non sbaglio. E credo che Evolution più Afterbirth non possano andare Afterbirth Plus e dopo Repentance. Come si creava Evolution? Sono sicuro che si può fare. Ce l'ho. Steam più Tree of Life è uguale Evolution. Allora, effettivamente da Life è facile arrivare a Evolution. Sono stupido. Life. Mi tengo Life qua. E mi tengo anche Human. Omelette più Superman, va bene. Super Omelette! Ehi! Tree of Life. Ok, Plus Life. Ehi! Provo! What? The Binding of Isaac. Evolve. Mi sa che Repentance forse non si trova, ragazzi. C'è tipo Plus, dovremmo provare a cercare Plus. Dai, proviamoci. Allora, come si fa a matematica? Professor, secondo me. Anzi, Einstein. Einstein con qualcosa. Con Professor. Ok. Afterbirth Plus c'è. Anche secondo me. Anche secondo me, perché qua, tra l'altro, l'aveva trovato il tipo. Sto cercando di fare matematica, io. Ah! Dai, ci sono vicino alla matematica. The Binding of Isaac più Superman. Ha senso. Job più library. Librarian. Bookkeeper. Più evolution. Accountant? Ok. Forse non è male. Banker tax. Che cazzo. Ok, aspettate, da politician so come arrivare a change. Magari change ci può aiutare. US America più human president. Qualcosa di nero. Non è razzismo, è il gioco che lo fa così. Eccolo, Obama più president. Barack era più America. Change, trovato change. Forse una delle ultime cose che possiamo provare. Abbiamo bisogno di vampire più weed. Se li unisci fai count più count for number. Ah, vampire più weed. Vampire ce l'ho. Weed. Grass più corruption. Eccola qua. Eccolo qua. Nice. Ora number plus change. Math. Per qualche motivo abbiamo il 42. Hold up. Più corruption. Più answer. Fammi trovare cacchio di Afterbirth Plus e Repentance. No raga, mi sa che non si può fare. Allora, da number barra math barra equation. O troviamo plus formula. Dobbiamo trovare plus e minus. Come faccio a fare più o meno? Math plus evolution. Ok. Calculus. Che sarebbe... Integrali? Cioè, ho fatto gli integrali prima di fare più e meno? Con calma. The Binding of Isaac Natural Selection, pronti? No. The Binding of Isaac Chair? Ah! The Binding of Isaac Origami. The Binding of Isaac Matematica. The Binding of Isaac Numero. Che numero ha Rebirth? Va bene. Afterbirth Plus che numero ha? Non unisce neanche il numero. Cioè, The Binding of Isaac Change mi dà fuori un numero, 42, ma Afterbirth no. Devo trovare più e meno. Counting. Demon Blue 24, let's go. The Binding of Isaac 24. A caso. Mi sa di no. Ho come l'impressione che non sarà possibile, amici. Purtroppo non va. Oltre Afterbirth non si unisce niente ad Afterbirth. Afterbirth più Counting. Magari conta oltre. Afterbirth più Progress. Dai. Mi sa di no, raga. Tiriamo fuori tutto quello che abbiamo trovato e ci arrendiamo, tra virgolette, dai. Aspetta, fermi un attimo. Vediamo se riusciamo a trovare Macmillan. Ok, molto figo.
Oh mio Dio! Mi stavo per arrendere! Con quale logica non lo so, ma va bene! E ce li abbiamo tutti. Lasciamo stare Afterbirth Plus. Amici, ce li abbiamo tutti. Direi che possiamo essere molto soddisfatti. Per prima anime Pompei. Non ho Pompei, però forse posso averlo Pompei. Plus anime. Cosa viene fuori? Attacco. E voglio provare a vedere Game Developer. Dai, mi dai Edmund Macmillan? Yes! Abbiamo anche lui. Ottimo, a posto. Cioè, è tutto quello che volevo. Letteralmente tutto quello che volevo. Poco da fare.